Patrick Perrault dice che per arrampicare in strapiombo sotto un tetto non serve soltanto far lavorare le braccia. Dice che è molto più importante imparare a farle riposare, trovando punti d'appoggio per incastrare le gambe o le punte dei piedi. Dice anche che la fantasia nei movimenti conta molto di più della potenza muscolare e che solo per questa via si raggiunge la grazia, la vera essenza dell'arrampicata. Comunque sia, Patrick Perrault parla poco e non gli importa niente che si creda o meno le sue parole. Lui sa che i suoi gesti sulla roccia sono un discorso che non può essere confutato. La grazia cerca la grazia, la bellezza cerca la bellezza. Ogni quadro chiede una giusta cornice, ogni danza un palcoscenico adatto. Patrick Perrault ha sempre amato la parete di Monte Cucco, nella palestra di Finale Ligure, e non soltanto per i suoi strapiombi. C'è qui un contrasto emozionante tra la dolcezza del paesaggio mediterraneo e la verticalità delle pareti, ma anche un'armonia perfetta tra il rigoglio della natura e la fantasia delle forme rocciose. Qui le falesie sono così ricche di buchi, fessure, erosioni e concrezioni da far credere che siano state inventate ad arte per la gioia di arrampicare. Superato di slancio lo strapiombo dei 40 anni, Patrick Perrault è oggi uno dei migliori esempi di quanto l'arrampicata possa giovare al corpo e alla mente. Cresciuto sulle pareti del sud della Francia, anche a Finale Patrick ha dato un grande impulso allo sviluppo dell'arrampicata. Sotto le sue mani sono passati milioni di appigli sempre più piccoli e centinaia di vie nuove che sono servite come modello e ispirazione per tre generazioni di scalatori. Patrick è da sempre uno spirito libero e un critico fine del mondo a cui appartiene. Nonostante che le sue doti gli consentissero una brillante carriera sportiva, Perrault ha sempre rifiutato l'ambiente delle gare per restare fedele a un'idea dell'arrampicata come conoscenza di sé e del mondo, una forma d'espressione vicina all'arte che non può essere banalizzata dallo stress e dalla superficialità di uno sport a premi.
Patrick Béraud passa veloce e leggero su gradi di difficoltà, 8A in questo caso, che ad altri arrampicatori costano settimane di allenamenti specifici e di tentativi. Patrick deve questa facilità di comprensione della natura rocciosa a una vita trascorsa forse più in parete che a terra. Ma come si può conciliare questa passione con la vita di tutti i giorni? Insomma, cosa fa Patrick per vivere? Come molte persone felici, Béraud impiega spesso più di un minuto a rispondere. La guida alpina, l'istruttore per le guide alpine, il progettista di attrezzature e scarpe, l'attore in verticale per film e foto d'arrampicata, l'autore di libri e conferenze. Da molti anni Patrick sviluppa una ricerca particolare sulla danza e l'arrampicata. Ne sono nati spettacoli teatrali con coreografie che hanno riscosso un grande successo e che, soprattutto, fanno credere al suo pubblico che abbia inventato una pozione magica contro la forza di gravità. E per divertirsi, cosa fa? Come succede spesso a molte persone felici, Béraud riesce a rispondere in un solo secondo. Arrampicare.